effettivamente l'inno della bandiera iniziale giustificava questa relazione, perché insieme con l'inno delle due Sicilie, l'inno di Baviera naturalmente introduceva un po' l'ultima relazione, quella su Maria Sofia di Wittelsbach, bavarese, quindi della famiglia regnante della Baviera. Io ho accettato con molto piacere questo argomento, questa relazione, perché la figura di Maria Sofia è una figura storica di eccezionale modernità. Ci si ferma e spesso si sottolinea e si evidenziano soltanto le parti legate alla storia di Margherita, l'eroismo eccezionale, gli aneddoti, la regina sugli spalti, che non voleva essere protetta rispetto agli altri. Una pagina è molto importante, che rivaluta molto l'immagine alla fine della caduta del regno della dinastia Borbone, tanto è vero che lo stesso Benedetto Croce, nella storia del regno di Napoli, lascia degli attestati di considerazione proprio sull'assedio di Gaeta alla dinastia regnante, e dicendo appunto che si era rivalutata con quei mesi di eroismo e con la determinazione con cui avevano affrontato quei giorni e quei momenti così tragici e senza alcuna speranza. Però la regina e Maria Sofia è figura di modernità, perché va al di là dell'assedio. Si forma in una famiglia molto apparita a Pussenhofen. La sua biografa Clara Schudi racconta come tutte queste sorelle con questo padre fossero cresciute al di là dei costumi e delle etichette, quindi imparavano presto ad andare a cavallo, in una famiglia molto libera. Quindi arrivò, naturalmente ci fu questo matrimonio per procura, a Napoli, e moglie di Francesco II, in una fase tragica che era ormai verso l'epilogo, la fine del regno delle due Sicilie. Quando arrivò a Napoli con il re Ferdinando II morente sul letto di Caserta, aveva 17 anni qualcosa, ne avrebbe compiuto 18 soltanto nell'ottobre successivo, e divenne regina appunto a neanche 18 anni, nel periodo più drammatico e finale e terribile del regno. E visse quelle esperienze, quei mesi, con un entusiasmo e una visione anche di coraggio, che cercava di trasmettere a re Francesco II. Raccontano che comunque a Napoli, mentre era in corso l'avanzata dei Mille, comunque non rinunciava alle sue cavalcate, che cercava di tenere coraggio in una dimensione e in un'atmosfera che era comunque pesante, perché non ci fu mai buon sangue tra lei e la regina madre Maria Teresa, la vedova di Ferdinando II, e questo sarebbe emerso in maniera ancora più pesante in esilio a Roma. Ci sono le pagine di Cavallova ed altri testimoni che attestano le frizioni e le piccole ripicche, addirittura anche di presenza, che avesse diritto a stare sulla tavola del re, e chi invece doveva starne fuori e deve essere messa da parte, dove ci si doveva sedere a tavola. Insomma, frizioni che dimostravano come tra suocera e nuora non poteva consentire. Il suo spirito comunque dinamico si trasmise in questo ambiente pieno di etichetta, anche nell'esilio a Roma. Lei cercò di mantenere fermo il suo carattere, e si attirò le gelosie di Maria Teresa, perché arrivava a Maria Sofia le lettere, gli attestati, i doni da tutto il mondo, dei legittimisti di tutto il mondo, che naturalmente riconoscevano a lei quelle pagine eroiche di cui avevano parlato in tanti a Gaeta. Era lei l'immagine di una dinastia che si era dimostrata eroica alla fine sugli spalti di Gaeta. Quindi anche questo attirò l'invidia, perché i doni erano minati
a Maria Sofia, non arrivarono ad altri, gli attestati e i riconoscimenti arrivavano a Maria Sofia e non ad altri. E questa atmosfera, questa cappa, prima Morgante ha accennato un poco a quello che era un po' l'ambiente degli esuli a Roma, che si beccavano tra di loro, c'erano i tradizionalisti, c'erano i costituzionalisti con Calabro più vicino al re, e questo clima da lupi coltelli, da oscurantismo ormai privo di speranze e privo di impossibilità, si versò sul carattere di Maria Sofia, che a un certo punto fu costretta ad andare in Baviera nel 1862 fino al 63 per riprendersi un po' in preda di una depressione enorme. Era anche un momento in cui fu vittima della circolazione di fotomontaggi e di foto di nudi con il volto suo che circolarono per Roma, su cui ancora non è stata fatta piena luce. C'è chi addirittura sostiene che non che quelle foto che noi abbiamo poi visto furono postume, quindi non furono effettivamente, ma che era una diceria messa in giro dalla polizia pontificia per giustificare una retata contro alcuni gruppi liberali. Fatto sta che certamente gli ambienti liberali, gli ambienti militari non tolleravano questa presenza di esuli di questa corte a Palazzo Farnese della dinastia Borbone, e Maria Sofia partì, andò via per riprendersi ospite dei parenti in Baviera, e anche su questa partenza, dopo la sua morte, circolò un romanzo di una nipote di Maria Sofia che parlò di una partenza dovuta al fatto che Maria Sofia era incinta, ma non di Francesco II, ma di un ufficiale, e per cui doveva andare via per partorire. E chi scrisse questo romanzo disse che era una figlia di Maria Sofia, e raccontò questo fumettone, ma andando poi a rivedere i dettagli particolari del romanzo, molte cose non quadrano, molti riferimenti storici non quadrano. La certezza era, che c'è anche gli attivi di quel convento, che Maria Sofia fu ospite di un convento di suore, spesso andavano a trovare i parenti periodicamente, ed era in preda a ad una pesantissima depressione. E Francesco II, che ha lasciato il suo diario di questa partenza messa, scrive il sommo di permette continui l'opera di iniquità per tutto il nostro bene. Sono esule, lontano per ragioni di politica, da mia amata figlia, che per salute è in Germania. E quindi parla di una partenza dovuta allo stato di salute di Maria Sofia. Eppure su di lei circolarono anche queste dicerie, perché non si perdonavano naturalmente a una regina, una donna così dinamica, questa sua vivacità, questa sua gioia di vita, che si era scritta proprio in esilio, proprio a Roma, e anzi fu lei che spingeva, invogliava il marito a reagire, a tenere alto il nome della dinastia, del ritorno sul trono, di andare il coraggio della questa presenza che c'era e non c'era. Poi tragica l'esperienza della figlia, l'unica figlia nata e morta in pochi mesi a Roma, e fu un dolore enorme per Maria Sofia, la morte della figlia a Roma, per tutta una serie di circostanze. E quando lasciarono Roma, ancora fu il riferimento di questo re che invecchiava precocemente in esilio, ma che finalmente si sentiva sciolto dalle catene delle responsabilità e dell'impegno legato ad una attività istituzionale, per cui non era temprato e non era preparato. E la presenza di Maria Sofia fu costante riferimento per Francesco II in esilio.
si spostarono prima in Austria, comprarono un villino alla periferia di Parigi molto grande dove vissero insieme e dove Maria Sofia potette anche dedicarsi attraverso l'amicizia con Hiroshik all'acquisto della sua passione, i cavalli, finanziò anche, comprò anche dei cavalli che partecipavano a delle corse a Brevi di cui lei era proprietaria. E fu appunto il riferimento costante di questo e insieme vissero questo periodo in esilio che sarebbe stato ancora più duro dal punto di vista economico se non ci fosse stata la lungimiranza di Ferdinando II, il padre, che aveva investito in Francia e in Belgio dei beni bancari, aveva salvato e tutelato coprendo l'ordine costantiniano con questi beni investiti che furono l'alimento e l'ossigeno per l'esilio di questa dinastia, di questi coniugi, a cui si aggiunsero naturalmente i beni della famiglia di origine Maria Sofia e non certamente l'eredità di Maria Teresa e a Francesco II, questo lo adorò moltissimo il re, quando morì di colera nel 1867, aprirono il testamento e aveva lasciato a Francesco soltanto un servizio da te con le tazze, che era poi appartenuto a Ferdinando II. Questo fu una di quelle cose che colpì tantissimo in quel momento, perché tutto andò ai figli che erano Luigi, Alfonso e agli altri che aveva sempre sperato potessero prendere il posto sul trono di Francesco, che era figlio invece di Maria Cristina di Savoia, morta per il parto dopo la nascita del futuro re, e quindi ci fu questa accredita anche dopo la morte, anche nel testamento ci fu il riflesso di questo contrasto, di questa distanza. Maria Sofia rimase vedova a 53 anni, quindi era ancora una donna vitale e fu accanto al re ad arco, corse quando si sentì male, quindi fu accanto al re quando morì insieme con i fratelli e in effetti dalla costruzione dell'esilio che io ho potuto fare per me resta una pagina interessantissima per scoprire l'uomo Francesco e la donna Maria Sofia, anche perché sono 33 anni rispetto a una vita che è stata passata molto di meno a Napoli rispetto agli anni d'esilio, e quei 33 anni sono fondamentali ed emerge chiaramente come l'affetto, che era soprattutto affetto per la moglie, è stato un riferimento insieme con la fede profonda cattolica per Francesco II, gli ha dato la forza di andare avanti e morire ancora giovane nel 1894 e dimostrava molto più dell'età che aveva in quel momento quando morì ad Arco di Trento. Maria Sofia lasciò il villino era troppo grande per lei e si trasferì in un'altra casa più piccola a Parigi, comprò altri cavalli, visse con i suoi cani e i cavalli e la sua biografa, sempre Clara Schutti, scrive che questa donna, che in fondo è ancora giovane, vive molto di più con gli animali, preferisce vivere con gli animali e invece che con gli esseri umani e questo spiega come la sua vita abbia una profonda indole di tristezza ed è una lettura che dà un altro spaccato di questa donna che con la sua personalità, con la sua forza, con la sua ricchezza d'animo e una visione che cercava di superare gli ostacoli e le traversie, comunque ne ha attraversate diverse di difficoltà, ha poi perso dopo la morte del marito, Sissi
l'imperatrice d'Austria, la sorella coltellata e morta, l'altra sorella morta per un drammatico incendio, l'altra sorella con cui aveva avviato, e questo dà un'altra dimensione umana di Maria Sofia, un'attività di Ricane e Merletti a Parigi, fatti da donne e ragazze rimaste senza genitori, e era un'altra attività. Un altro capitolo, un altro aspetto che dice anche bene come fosse dinamica questa donna, come fosse rimasta legata a Napoli, a quello che era stato il suo libro, e il capitolo sempre rimasto segno oscuro dei suoi rapporti con gli anarchici. Si disse che dietro l'attentato del re Umberto I ci fosse anche Maria Sofia, e fu tutta con gli anarchici.